et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ci mettiamo i nostri debitori, e non ci indurre nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra gli uomini, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Padre, se Figli e Spirito di Santi. Draghi prijatelji, cari amici, prijatelji u Kristu, amici nel Gesù Cristo, na početku ovoga susreta ja bih želio od srca sve vas pozdraviti. A inizio di questo incontro io vorrei, desidero salutare tutti di cuore. Želja mi je da kroz ovo jedno kratko vrijeme danas ovdje zajedno sa svima vama podijelim s vama ono najvažnije poruke na koje nas majka zove kroz ovo 30 godina. Il mio desiderio in questo tempo breve di condividere con voi il quello più importante, i più importanti messaggi su cui ci invita la nostra madre celeste in questi 30 anni. Želja mi je da shvatimo uistinu ozbiljnost vremena u kojem živi. Il mio desiderio è di comprendere davvero con la serietà il tempo in cui viviamo. Želja mi je da shvatimo ozbiljnost poruke na koje nas majka poziva, da s ozbiljnosti prihvatimo tu poruku i da je živimo danas u našem životu. Il mio desiderio è di comprendere con la serietà il messaggio su cui ci invita la madre e viverlo, questo messaggio in questo momento. Jer uistinu vrijeme u kojem mi živimo danas i ovaj trenutak i ovo vrijeme koliko Gospa k nama dolazi jest vrijeme vrlo ozbiljno. Davvero, il tempo in cui noi viviamo, il tempo in questi 30 anni in cui ci viene trovarci la nostra mamma celeste è un tempo molto serio. Jer današnje čovečanstvo u istinu jest na jednoj prekretnici. Perché l'umanità di oggi si trova a una svolta. Obitelj je danas u jednoj prekretnici. Anche la stessa famiglia è oggi in una svolta. Crkva je danas u jednoj prekretnici. Anche la chiesa in una svolta. A majka zove i majka kroz ovo 30 godina uistinu odgaja nas i vodi nas. La madre ci invita durante questi 30 anni, ci educa e ci guida. Želi nas povesti ili novim putem. Lei ci vuole guidare su una nova via. Putem do svoga sina. La via che conduce al suo figlio. Želi da se mi odlučimo za njega. Madonna desidera che noi decidiamo per Gesù. Jer samo ćemo u njemu naći taj mir, jedini i pravi mir. Perché soltanto in Gesù troviamo la unica e vera pace. Znam da ste mnogi ovdje došli od vas umorni. So che tanti tra voi che siete venuti qui siete venuti stanchi. Umorni od ovoga svijeta. Forse stanchi da questo mondo. Umorni od ovoga tempa života koji je današnji svijet nametnio svima nama. Stanchi dal tenore, dal tempo della vita che ci ha imposto questo mondo di oggi. Znam da ste mnogi od vas došli ovdje sa svojim potrebama, sa svojim željama, sa svojim problemima. So che anche alcuni di voi siete venuti qui con i vostri problemi, con le vostre necessità. Došli ste ovdje
Batti se majci u krilo. Siete venuti qui per buttarci nella braccia della madre. Znači cogliere sicurezza e zaštitu. Trovare presso la Madonna la sicurezza e la protezione. Isus kaže u Evanđelju. Gesù dice nel Vangelo. Dođite svi meni umorni i opterećeni. Venite tutti a me voi stanchi e oppressi. Ja ću vas odmoriti. Io vi ristorerò. Ja ću vam dati snagu. Io vi darò la forza. U istinu došli smo ovdje na izvor. Davvero siamo venuti qui a sorgente. Došli smo majici. Siamo venuti a madre. Da joj predamo naše potrebe, naše želje. Per darci a lei, offrirci a lei i nostri bisogni, i nostri desideri. Došli smo da joj kažemo. Siamo venuti a dirlo. Majko, moli za nas. Madre, prega per noi. Moli za nas i zagovore kod svoga sina za sve nas. Prega per noi e intercedi presso suo figlio per tutti noi. Majka moli za sve nas. Madre prega per tutti noi. Ona zagovara kod svoga sina za sve nas. Davvero lei intercede presso suo figlio per ognuno di noi. Ona nas nosi u svome srcu, ona nas je stavila u svoje srce. Madre ci porta nel proprio cuore, lei ci ha messo nel proprio cuore. Zato kaže tako lijepo u jednoj poruci. E così dice bellissimo in un messaggio. Kaže, draga djeco, cari figli, kada bi se znali koliko vas volim i ljubim. Se voi sapeste quanto vi amo, quanto vi voglio bene. Mogli biste plakati od radosti. Potreste piangere dalla gioia. Tolika je ljubav majke. E così è grande l'amore della madre. Evo, 30 godina je od kada je Gospod s nama. Ecco, sono 30 anni come la Madonna con noi. 30 godina milosti. 30 anni delle grazie divine. 30 godina škole u kojoj nas majka vodi. 30 anni della scuola in cui la madre ci guida. Škole mira. La scuola della pace. Škole ljubavi. Scuola dell'amore. Škole molitve. Scuola della preghiera. U istinu, za mene i za moj život. Davvero per me e per la mia vita, za moju obitelj, per la mia famiglia, ovo je sigurno jedan veliki dar. Questo è sicuramente un grande dono. Ali sigurno je jedna velika odgovornost. Però è stesso tempo una grandissima responsabilità. Ali sigurno svjestan sam da mi je Bog puno dao. Però io sono cosciente che Dio mi ha dato molto. Ali znam da mene puno i traži. Però so che anche richiede altrettanto da me. Ja ne bih želio danas ovdje da vi mene gledate kao savršenog ili kao sveca. Io non vorrei che oggi voi guardate me come un santo, come un perfetto. Jer nisam. Perché non lo sono. Trudim se da budem bolji. Io mi impegno di essere migliore. Da budem svetiji. Di essere più santo. To je moja želja. Questo è il mio desiderio. Ta želja je duboko utisnuta u moje srce. Questo desiderio è profondo nel mio cuore. Ja se sigurno nisam obratio preko noći ako vidim Gospod. Io non mi sono convertito, diciamo, in un colpo, in una notte se anche vedo la Madonna. Ja znam da je moje obraćaj jedan proces, jedan program za moj život. Io so che la mia conversione è un processo, un programma per la mia vita. Za koju se ja moram odlučiti. Per quale io mi devo decidere. U kojoj moram ustrajati. Devo essere perseverante in questo programma. U kojoj se svaki dan moram mijenjati. E in questo programma mi devo ogni giorno cambiare. Svaki dan ostavljati grijeh i zlo. Ogni giorno lasciare il peccato, il male. Otvorit se miru. Aprirsi alla pace. Otvorit se duhu svetom. Aprirsi allo Spirito Santo. Prihvatiti tu Kristovu riječ, živjeti u svom životu. Prendere questa parola di Gesù Cristo e viverla, praticarla nella propria vita. I tako rasti u svetu. E così crescere nella santità. Kroz ovo 30 godina. Durante questi 30 anni. Svaki se dan u meni postavlja jedno pitanje. Ogni giorno dentro di me si pone una domanda. Majko, zašto baš ja? La domanda è la madre, perché proprio io? Majko, zar nije bilo bolji nego ja? Ma madre, non c'erano migliori di me. Pa majko, da li ću ja moći sve ono što ti tražiš od mene ispuniti i izvršiti onako kako ti tražiš i želiš? Ma madre, io sarò capace di compiere, di fare tutto quello che tu cerchi da me in quella maniera in cui tu vuoi, in cui tu desideri.
Nema dana da se to pitanje postavi u meni. Non c'è la giornata che queste domande non si fanno dentro di me. Jedanput kada sam bio s njom sam na ukazanju. Una volta quando ero solo presente con la Madonna all'apparizione. Pitao se je toga dana. Ho chiesto la Madonna quella, quel giorno. Majko, zašto baš ja? Zašto si baš mene izabrao? Madre, perché proprio io? Perché hai scelto proprio me? I ona se nasmije i kaže... Madonna fa un bellissimo sorriso e risponde... Kaže, drago dijete, znaš, ja uvijek ne tražim najbolje. Caro figlio, sa, io non sempre cerco migliore. Eto, prije 30 godina, Gospa izabire mene. 30 anni fa, la Madonna sceglie me. Izabire me da bude njezin instrumenat. Mi sceglie di essere strumento suo. Instrumenat u njeznim i Božim rukama. Strumento nelle sue mani e nelle mani di Dio. Vjerujte mi, nije lako i nijednostavno. Credete mi, non è facile, non è semplice. Biti sa Gospom svaki dan. Essere con la Madonna ogni giorno. Razgovarati s njom svaki dan. Parlare con lei ogni giorno. Po 5-10 minuta. Qualche volta 5-10-15 minuti. Nekad i više. Qualche volta anche di più. Pa se svakog tog susreta zajedno s njom opet vrati na zemlju i živjeti na zemlji. Poi dopo ogni questo incontro ritornare sulla terra e vivere sulla terra. Biti sa Gospom svaki dan uistinu znači biti u tome svjetlu raja, znači gledati raj. Essere con la Madonna ogni giorno significa davvero essere in paradiso e vivere in questo paradiso. Kada bi vidjeli Gospu samo jednu sekundu. Se voi potete vedere la Madonna solo un secondo. Samo jednu sekundu. Solo un secondo. Ja ne znam da li bi vaš život poslije jedne sekunde na zemlji bio interesantan. Non sono sicuro che dopo questo incontro di un secondo la vostra vita sulla terra continua a essere interessante. Meni je potrebno svaki dan poslije svakog susreta zajedno s njom nekoliko sati da se iz toga susreta ponovo vratimo u ovaj svijet, u realnost ovoga svijeta. Ogni giorno dopo incontro con la Madonna io ho bisogno di un paio di ore di ritornare nella realtà di questo mondo. Što je to najvažnije? Na što nas majka zove, na što nas majka poziva kroz ovo 30 godina. Che cosa è quello il più importante su cui ci invita la madre in questi 30 anni? Questo poruke na koje nas majka zove. Quali sono quei messaggi su cui la Madonna ci invita? Mir. Messaggio della pace. Obraćenje. Messaggio della conversione. Molitva srce. Messaggio della preghiera con cuore. Pokora i post. Messaggio del digiuno e della penitenza. Čvrsta vjera. Messaggio della fede forte. Ljubav. Messaggio dell'amore. Opraštanje. Messaggio del perdono. Euharistija. Messaggio della Santissima Eucaristia. Ispovjed. Messaggio della confessione. E poruka nade. Messaggio della speranza. Uistinu, kroz ove poruke nas Gospa vodi. Davvero, tramite questi messaggi, la Madonna ci guida. Svaku od ovih poruka koje sam sad rekao, kroz ovo 30 godina, svaku od tih poruka Gospa nam pojednostavljiva, približava, da i mi bolje razumijemo i bolje živimo. Ognuno di questi messaggi che vi appena ho dettati, durante questi 30 anni, la Madonna li semplifica, li avvicina a noi per meglio praticarli e meglio viverli. Na početku sami ukazanja 1981. godine. A inizio delle apparizioni nel 1981. Ja sam tada bio dijete. Io ero un ragazzino, un bambino. Imao sam 16 godina. Avevo 16 anni. Nikada do svoje 16. godine ni u snu nisam mogao sanjati da se može ovo dogoditi, da se može Gospa ukazati. Fino ai miei 16 anni non ho mai sognato neanche nel sonno che si potrà succedere una cosa del genere, che la Madonna può apparire. I uistinu, prvi početci ukazanja za mene, za moju živi su bile jedno uistinu veliko iznenađenje. Davvero, primi giorni delle apparizioni per me, per la mia vita, sono stati una grande sorpresa. Drugi, treći dan ukazanja. Secondo, terzo giorno delle apparizioni. Prvo pitanje koje smo je postavili. Prima domanda che abbiamo fatto alla Madonna. Bilo je pitanje, tko je ona, kako se ona zove? È stata la domanda, chi sei tu, come ti chiami? Ona odgovara,
La Madonna risponde: Ja sam kraljica mira. Io sono la regina della pace. Dolazim, draga djeco, jer me šalje moj sin da vam pomogne. Io vengo, cari figli, perché mi manda mio figlio per aiutarvi. Draga djeco, cari figli, mir. La pace. Mir. Pace. Mir. La pace. Samo mir. Soltanto la pace. Mir neka zavlada svijetu. La pace che regni nel mondo. Draga djeco. Cari figli. Mir mora zavladati između čovjeka i Boga i između ljudi. La pace deve regnare tra gli uomini Dio e tra gli uomini stessi. Draga djeco. Cari figli. Ovaj svijet i čovječanstvo se nalaze na velikoj opasnosti. Questo mondo, questa umanità si trovino davanti di fronte a un grande pericolo. I prijetimo da sam sebe uništi. E c'è rischio della autodestruzione. To su bile prve riječi, prve poruke koje Gospod preko nas prenosi svijet. Questo sono state le prime parole, i primi messaggi che la Madonna tramite noi veggenti ha comunicato al mondo. Iz ovih prvih riječi i prvih poruka mi vidimo što je to najveća njezina želja. Da queste prime parole, da queste prime messaggi noi possiamo capire qual è il desiderio della Madonna. A to je mir. Questo è la pace. Majka dolazi od kralja mira. Madre viene dal re della pace. Ko može bolje znati nego majka koliko je današnji mir danas potreba danas umornom čovečanstvu? Chi può sapere meglio della madre quanto bisogno della pace ha questa umanità stanca? Ko može bolje znati koliko je današnji mir danas potreba današnjim umornim obiteljima, umornim mladima? Chi può sapere meglio della Madonna quanta pace hanno bisogno le nostre famiglie stanche, i nostri giovani stanchi? Koliko današnji mir danas potreba umornoj crkvi? Quanta pace ha bisogno la nostra chiesa stanca? A majka dolazi kao majka crkve. Ma la madre viene come la madre della chiesa. I kaže. E lei dice. Draga djeco. Cari figli. Ako vi budete jaki. Se voi sarete forti. I crkva će biti jaka. Anche la chiesa sarà forte. Ako vi budete slabi. Ma se voi siete deboli. I vi, i crkva će biti slabi. Anche la chiesa sarà debole. Draga djeco, vi ste živa crkva. Cari figli, voi siete la chiesa viva. Vi ste pluća crkve. Voi siete il polmone della chiesa. Majka dolazi k nama. Madre viene tra noi. Želi nam pomoći. Ci vuole aiutare. Želi nas voditi. Lei ci vuole guidare. Dolazi k nama jer nam želi ohrabriti i utješiti. Lei viene tra noi perché ci vuole incoraggiare, ci vuole consolare. Dolazi k nama. Lei viene tra noi. Donosi na jedan božanski lijek. Ci porta tutti noi un medicamento, una cura celeste. Lijek nama i našim bolima. Cura a noi e ai nostri dolori. Ona želi liječiti naše boli. Lei vuole curare i nostri dolori. Ona želi previjati naše rane. Lei vuole fasciare le nostre ferite. Stoliko ljubavi. Con così tanto amore. Stoliko nježnosti. Con così tanta tenerezza. Majčinske topline. E con così tanto calore materno. Ona dolazi k nama. Lei viene tra noi. Jer nam želi ukazati na nove vrijednosti. Perché ci vuole mostrare i novi valori. Vrijednosti koje nisu prolazne. I valori che non passano. Vrijednosti koje nisu od svijeta. I valori che non sono dal mondo. Vrijednosti koji su od Boga. I valori che sono dal Dio. Ona nas želi voditi tim putem. Lei ci vuole condurre su questa via. Ona nas želi ukazati na ono što nije dobro. Lei ci vuole anche mostrare quello che non va bene. Povest nas ka dobru. E condurci sulla via del bene. Ka svome sinu. Verso il suo figlio. A samo u njeznu sinu jest naš jedini i pravi mir. Perché soltanto nel suo figlio è la nostra l'unica e vera pace. Kaže Gospod u jednoj poruci. Dice la Madonna in un messaggio. Kaže, draga djeco. Cari figli. Danas više nego ikada. Oggi come mai prima. Današnji svijet i čovječanstvo prolazi kroz ove velike i teške krize. Mondo di oggi l'umanità attraversano le crisi più grandi. Najveća kriza, draga djeco, je kriza vjere u Boga. Però la crisi più grande è quella della fede in Dio. Zato što su dalje od Boga. Perché siamo lontanati da Dio. Udalji se od molitve. Ci siamo lontanati dalla preghiera. Draga djeco. Cari figli. Današnji svijet.
Mondo di oggi. Današnje obitelji. Famiglie di oggi. Uputile se u budućnost bez Boga. Si sono incamminate in futuro senza Dio. Želeći sami u budućnost. Vogliono andare soli nel futuro. Draga djeco. Cari figli. Danas je nestalo molitve u vašim obiteljima. Oggi è scomparsa la preghiera nelle vostre famiglie. U obiteljima je nestalo vremena jedni za drugi. Oggi c'è mancanza del tempo nelle famiglie uni per gli altri. Roditelji više nemaju vremena jedni za drugi, otac za majku, majka za oca. Genitori non hanno più entrambi tempo uno per gli altri, padre per madre, madre per padre. Roditelji za djecu, djeca za roditelji. Genitori non hanno più tempo per i figli, figli per genitori. Nema više ljubavi u našim obiteljima. Non c'è più amore nelle nostre famiglie. Toliko nevjernosti u braku. E così tanta infedeltà negli stessi matrimoni. Događa se raspad morala. Avviene dissoluzione della vita morale. Toliko slomljeni, umorni obitelji. E così tante stanche e distrutte le famiglie. A majka zove. Ma madre invita. Draga djeco. Cari figli. Vratite molitvu vaše obitelji. Riportate la preghiera nelle vostre famiglie. Stavite Boga u vašim obiteljima na prvo mjesto. Mettete Dio nelle vostre famiglie al primo posto. Zajedno s njim pođite u budućnost. Insieme con lui incamminatevi nel futuro. Draga djeco. Cari figli. Neka svata vaša obitelj bude živa crkva. Che ogni vostra famiglia sia una chiesa viva. Neka svaka vaša obitelj bude na kapelica u kojoj se moli. Che ogni vostra famiglia sia una kapela dove si prega. Draga djeco. Cari figli. Nema žive crkve bez žive obitelji. Non c'è la chiesa viva senza famiglia viva. Ne možete, draga djeco, očekivati da današnje društvo i svijet ozdravi ako obitelj ne ozdravi. Non potete aspettare, cari figli, che mondo di oggi, che la società di oggi guariscono senza la guarigione della famiglia. Obitelj danas mora duhovno ozdraviti. La famiglia oggi deve spiritualmente, moralmente guarire. Obitelj se danas mora povezati s Bogom i zajedno s njim poći. La famiglia nuovamente deve collegarsi con Dio e insieme con Lui andare in futuro. I na današnji svijet, današnje vlade, predsjednice država neće ponuditi mir. Perché il mondo di oggi, i governi di oggi, i presidenti dello Stati non ci possono offrire una pace. Mir je samo u Bogu. Perché la pace si trova soltanto in Dio. Zato moramo vratiti molitvu naše obitelji. Per questo dobbiamo riportare la preghiera nelle nostre famiglie. Da se s molitvom vrati mir, radost, ljubav. Che con la preghiera ritorni la pace, la gioia, l'amore nella famiglia. L'armonia danas je naše obitelji. Che tornerà anche armonia nelle famiglie. Majka dolazi k nama jer nam želi izvesti iz ovoga mraka. La madre viene tra noi perché ci vuole condurre fuori da questo buio. E pokazat nam put svjetla. E lei ci vuole mostrare la via della luce. Put nade. La via della speranza. Majka dolazi kao majka nade. Madre viene come la madre della speranza. Ali Gospa kaže. Però la Madonna dice. Kaže, draga djeco. Cari figli. Ako nema mira u čovjeku u srcu. Se non c'è la pace nel cuore dell'uomo. Ako nema mira čovjek sa samim sobom. Se non ha pace l'uomo con se stesso. Ako nema mira u obitelji. Se non c'è la pace nelle famiglie. Ne, draga djeco, ne može biti mira u svijetu. No, non può essere, cari figli, pace nel mondo. Zato vas, draga djeco, pozivam. Per questo motivo, cari figli, vi invito. Ne, nemojte govoriti o miru. Non parlate vi alla pace. Nego počnite živjeti mir. A iniziate vi vivere la pace. Ne, nemojte govoriti o molitvi. Non parlate vi alla preghiera. Nego počnite živjeti molitvu. Ma iniziate vi vivere la preghiera. Draga djeco, u ovom današnjem svijetu ima previše riječi. Cari figli, in questo mondo ci sono troppe parole. Zato vas pozivam da manje govorite, da više radite. Per questo vi invito, meno parlare, ma più fare. Draga djeco, cari figli, samo povratkom mira i povratkom molitve vaše obitelji može duhovno ozdraviti vaša obitelj. Solo col ritorno della preghiera, col ritorno della pace può spiritualmente guarire la vostra famiglia. Draga djeco, ovaj današnji svijet je duhovno bolestan.
cari figli, questo mondo di oggi è spiritualmente malato. Nije današnji svijet, kao što mnogi od nas pričaju i govore, u ekonomskoj recesiji. Non è questo mondo nella recessione economica come parlano molti. Današnji svijet, današnje društvo i obitelj je u duhovnoj recesiji. Mondo di oggi, la società di oggi è in una recessione spirituale. A majka dolazi k nama. Madre viene tra noi. Ona dolazi k nama jer želi podignuti ovo grešno čovečanstvo. Lei viene tra noi perché vuole risollevare questa umanità peccatrice. Ona dolazi k nama jer je zabrinuta za naše spasenje. Lei viene tra noi perché è preoccupata per la nostra salvezza. I kaže. E lei dice, draga djeco, cari figli, ja sam s vama. Io sono con voi. Ja dolazim k vama jer vam želim pomoći da mir dođe. Io vengo tra voi perché vi voglio aiutare che viene la pace. Ali draga djeco, ja vas trebam. Però cari figli, io ho bisogno di voi. Gospod nas sve treba. La Madonna ha bisogno di tutti noi. E zato kaže, ja s vama, draga djeco, mogu ostvariti mir. E poi lei dice, cari figli, io con voi posso realizzare il progetto della pace. Ale se, draga djeco, odlučite dobro. Ma cari figli, dovete decidervi per bene. A borite se proti zla, proti grijeha. Lottate contro il peccato, contro il male. Majka govori jednostavno. Madre parla semplice. Ona toliko puta ponavlja. Lei ripete così tante volte. Ona se nikad ne umara. Non si stanca mai. Kao i vi, majke, danas ovdje prisutni. Spero come tante madre qui tra voi presenti. Koliko ste puta svoje djece rekli, budite dobri? Quante volte avete detto ai vostri figli, state buoni. Učite. Studiate. Radite. Lavorate. Slušajte. Ascoltate. Nemojte to činiti, to nije dobro. Non fare certe cose perché non vi fanno bene. Tisuću i tisuću puta to ste rekli svoje djece. Mille e mille volte avete ripetuto queste cose ai vostri figli. Da li ste se umorili? La domanda è, siete diventate stanche? Ja se nadam da ne. Spero di no, dice. Da li koja danas majka ovdje može reći, ja sam sretna, samo sam jedan put ponovila svom djetetu jedan put jednu stvar i više nikad nisam ponovila. Ma c'è una madre tra voi che può dire che è così stata fortunata che una volta ha detto a suo figlio una cosa e non ha dovuto mai più ripetere? Nema majke. Non c'è questa madre. Svaka majka mora ponavljati. Ogni madre deve ripetere. Majka mora ponavljati da djeca ne bi zaboravila. La madre deve ripetere perché i figli non si dimentichino. Tako i Gospa nama. E così la Madonna fa con noi. Majka toliko puta ponavlja da mi ne zaboravimo. La madre ripete così tante volte perché noi non ci dimentichiamo. Majka nije došla k nama da nam donese strah, da nas kazni. La madre non è venuta tra noi per portarci la paura, la pena. Da nam govori o kraju svijeta. Per parlarci forse dal fine del mondo. Da nam govori o drugom dolasku Isusa. Per parlarci forse dalla seconda venuta di Gesù. Majka nam želi reći. La madre ci vuole dire a noi. Draga djeco. Cari figli. Isus nam se daruje svaki dan. Gesù si offre a voi ogni giorno. Svaki vam sam dan daruje on svetoj misli. Ogni giorno si offre la Santissima Eucaristia. Pođite na svetu misu, susretite se s njim. Andate alla Santa Messa, incontrate Gesù. Zato nas Gospod poziva na misu, da misa bude centar naše života. Per questo motivo la Madonna così tanto ci invita alla Santa Messa, che la Santa Messa sia il centro della nostra vita. Na jednom ukazanju, zajedno sa Gospom. Una apparizione insieme con la Madonna. Klečimo pred Gospodom šestero. Inginocchiati davanti alla Madonna noi sei. I Gospod nama kaže. La Madonna dice a noi. Kaže, draga djeco. Cari figli. Kada bi se sve mi sutra odlučivali. Se voi domani dovete fare una scelta. Doći k meni. Venire a me. Susre se s menom. Incontrarmi. Ili otići na svetu misu. O andare alla Santa Messa. Ne. Ne, nemojte doći k meni. No, no venire a me. Idete na svetu misu. Andate alla Santa Messa.
I reći na svetu misu znači ići u susret Isusu kojom se daruju u svetoj misi. Perché andare alla Santa Messa significa andare incontro a Gesù che si dona nella Santa Messa. Susret se s njim, razgovarati s njim. Incontrare lui, parlare con lui. Njemu se predati, njega primiti. Ricevere Gesù, aprirsi a Gesù. Kroz ovo 30 godina ukazanja i susreta sa Gospom. Durante questi 30 anni delle apparizioni, degli incontri con la Madonna, Gospi prst je uvijek usmjeren prema Isusu. Il dito della Madonna è sempre indirizzato verso Gesù. Ona Isus govori preko nje i da i nas vodi. Perché Gesù parla tramite la Madonna e ci guida tutti noi. Gospa nas na poseban način zove na mjesečnu ispovijed. La Madonna in maniera particolare ci invita anche alla confessione mensile. Na klanje pred križem, pred sacramentom. Di adorare Santissimo Sacramento dell'altare e di venerare la croce. Zato na poseban način poziva i svećenike da svojim župama organiziraju i stvaraju klanje pred presvetim. In maniera particolare anche invita stessi sacerdoti di organizzare e di gridare adorazione eucaristiche nelle proprie chiese, nelle proprie parrocchie. Gospa nas poziva na molte krunice u našim obiteljima. La Madonna ci invita alla preghiera di rosario nelle nostre famiglie. Čitanje svetoga pisma našim obiteljima. Di leggere la sacra scrittura nelle nostre famiglie. Kaže, dice Madonna, draga djeco, neka Biblija bude u svakoj vašoj obitelji vidljivo mjesto. Che la Bibbia in ogni vostra famiglia sia un posto visibile. Čitajte sveto pismo. Leggete la sacra scrittura. Da se čitajte sveto pismo, Isus ponovo rodi u vašim srcima, u vašim obiteljima. Che leggendo la sacra scrittura, Gesù nuovamente si nacque nel cuore vostro, nel cuore della vostra famiglia. Ljubite drugi. Amate altri. Opraštajte. Perdonate. Oprostiti danas uistinu jest jedan veliki dar. Perdonare oggi davvero un grandissimo dono. Mi se moramo učiti opraštati. Noi dobbiamo imparare tutti perdonare. Jer bez opraštanja mi ne možemo ozdraviti ni fizički ni ni duhovno. Perché senza perdono noi non possiamo guarire non fisicamente, non spiritualmente. Mi moramo prvo znati oprostiti. Noi dobbiamo sapere imparare cioè perdonare. Oprostiti sebi. Perdonare a noi stessi. Oprosti drugima. Perdonare agli altri. E tako otvoriti naše srce. E così aprire il nostro cuore. Otvoriti ga Duhu Svetom. Aprirlo allo Spirito Santo. Da bi mogli primiti milosti. Per poter ricevere le grazie divine. Tada ćemo biti slobodni. E così diventeremo liberi. Ispunjeni. E riempiti. I dobiti odgovor na mnoga naša pitanja. E ricevere risposte sulle tantissime nostre domande. Na poseban način Gospa nas zove na molitvu srca. In maniera particolare la Madonna ci invita alla preghiera del cuore. Toliko je puta Gospa ponovila kroz ove godine. Così, molite, 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 draga djeco. Così tante volte durante questi anni la Madonna ha ripetuto pregate, 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 cari figli. Ne molti usnama. Non pregare con le labbra. Ne molti meccanismi. Non pregare in maniera meccanica. Ne molti stradici. Non pregare forse da una tradizione. Ne molti pročekati samo što prije, da što prije završimo. Non pregare e poi guardare l'orologio per terminare il più prima possibile la preghiera. Ne molti pregare na sat kada ćemo što prije završiti. Non pregare e guardare sull'orologio per terminare il più prima molti, la preghiera. Molti srcem prije svega znači moliti iz ljubavi. Pregare con amore prima di tutto significa pregare con amore. Pregare con cuore significa pregare con amore. Moliti srcem prije svega znači moliti iz ljubavi i sa ljubavi. Pregare con cuore prima di tutto significa pregare con amore e da amore. Moliti cijelim svojim bićem. Pregare con tutto nostro essere. Da naša molita bude susret s Isusom. Che la nostra preghiera sia un incontro con Gesù. Razgovor s Isusom. Un dialogo con Gesù. Odmor zajedno s njim. Un riposo con Gesù. Da iz molitve srcem koju molimo da iste molitve izađemo ispunjeni mirom i radošću. Che possiamo uscire da questa preghiera con Gesù riempiti con la gioia e con la pace.
kaže Gospa. Dice la Madonna. Draga djeca, neka vam molitva bude radost. Cari figli, che la preghiera diventa la gioia per voi. Molite s radošću. Pregate con la gioia. Draga djeco, cari figli, ako želite ići u školu molitve, se volete andare nella scuola della preghiera, da morate znati da u školi molitve nema vikenda, nema odmora. Dovete sapere che in questa scuola della preghiera non ci sono le soste, non ci sono weekenda. Svaki dan moramo ići u školu molitve. Ogni giorno andare nella scuola della preghiera. I draga djeco, cari figli, ako želite moliti bolje, se volete pregare meglio, uvijek morate moliti više. Dovete pregare di più. Jer moliti više uvijek je osobna odluka. Perché pregare di più è sempre una decisione personale. A moliti bolje uvijek je milost. Ma pregare meglio è sempre una grazia. Milost data onima koji mole više. La grazia che viene data a quelli che pregano di più. Mi često puto danas kažemo kad trebamo moliti da nemamo vremena. Noi oggi tante volte ci scusiamo e diciamo quando dobbiamo pregare che non abbiamo il tempo. A često puta kažemo, tante volte diciamo, radimo puno, lavoriamo troppo, zauzeti smo, siamo occupati con diverse cose, pa ne možemo se si sastati u obitelji, non possiamo radunarci tutti insieme, djeca idu u školu, figli vanno nella scuola, i uvijek problem vrijeme, è sempre il problema il tempo. A Gospa kaže, vrlo jednostavno, però la Madonna risponde a tutti noi in maniera semplice. Kaže, draga djeco, ne, nemojte uvijek reći da nemate vremena. No, cari figli, non mi dire sempre che non avete il tempo. Nije, draga djeco, vrijeme problem. Non è il tempo il problema. Nisu problem sati u danu. No, sono il problema le ore nel giorno. Draga djeco, problem je ljubav. Il vero problema, cari figli, è l'amore. Jer, draga djeco, kad čovjek nešto voli i ljubi, on uvijek ima vremena. Perché, cari figli, quando uomo qualcosa ama, apprezza sempre a tempo. A kad čovjek nešto ne voli i ne ljubi, on nikad neće naći vrijeme. Però quando uomo qualcosa non ama, non vuole bene, a questa cosa non trova mai tempo. Zato nas Gospod triko zove na molitvu. Per questo motivo la Madonna così tanto ci invita alla preghiera. Zato nas Gospod kroz ove godine, ja bih rekao, budi kroz ove duhovne kome u koje svijet jest. Io direi che la Madonna durante tutti questi anni ci sta svegliando da una coma spirituale in cui il mondo di oggi si trova. Želi nas očustiti u vjeri, u molitvi. Lei ci vuole fortificare nella preghiera e nella fede. Ja ću večeras na susretu sa Gospom preporučiti sve vas. Io anche questa sera durante incontro con la Madonna raccomanderò tutti voi. Vaše potrebe. Tutti i vostri bisogni. Vaše obitelji. Tutte le vostre famiglie. Sve vaše župe iz koje vi dolazite. Raccomanderò anche tutte le vostre parrocchie da cui voi venite. A na posebno znači kad se bolesni. Però in maniera particolare raccomanderò tutti i malati. I Gospu vidim kao sada vas. Io vedo la Madonna come vedo adesso voi. Razgovaram kao sada s vama. Parlo con lei come parlo adesso con voi. I neću sigurno pogriješiti nakon 30 godina susreta s njom, da se više osjećam opuštenije s njom nego sa s vama i pred vama. E sicuramente non sbaglierò se dico che dopo 30 anni delle apparizioni io con la Madonna mi trovo più in mio agio che con voi oggi. Ljepotu same Gospe sigurno jako teško opisati riječi. La bellezza della stessa Madonna davvero è impossibile descrivere con le parole. Nema riječi u današnjem svijetu da se ti riječi može opisati ljubav majke. Non ci sono le parole in questo mondo per descrivere l'amore della madre. Gospa ima sivu haljinu. La Madonna ha un abito grigio. Bijeli veo. Veo bianco. Oči plave. Gli occhi azzurri. Jagodci rumene. Zingoli rossi. Kosa crna. Capelli neri. Lebdi na oblaku. Appoggia piedi su una nuvola. I kruna od zvijezda. E ha una corona di 12 stelle. Krećući svaki dan kroz ovo 30 godina pred njom. Inginocchiato durante questi 30 anni ogni giorno davanti alla Madonna. Uistinu sam zadivljen njezinom ljepotom. Davvero sono incantato con la bellezza della Madonna. Jedan po su me pitali. Una volta l'abbiamo chiesto. Majko, zašto si toliko lijepa? Madre, perché sei così tanto bella?
E ona kaže, lei risponde, draga djeco, cari figli, lijepa sam zato što ljubim. Sono bella perché amo. I vi, draga djeco, ljubite. Anche voi, cari figli, amate. I vi ćete biti lijepi. E anche voi sarete belli. Ja se nadam. Io spero. Da ćemo se mi odazvati Gospodinu pozivu. Che noi risponderemo alla chiamata della Madonna. Da ćemo primati njezine poruke. Che accogliamo i suoi messaggi. I da ćemo vidjeti sustvaraoci jednog boljega i ljepšega svijeta. E che saremo collaboratori nella costruzione di un migliore e più bello mondo. Svijeta dostojno djece Božije. Al mondo degno dei figli di Dio. Nadam se. Io spero. Da ćete kroz ove dane uistinu ovdje posijati jedno dobro sjeme. Che voi durante questi giorni seminerete un buon seme qui. Nadam se da će to sjeme uistinu pasti na dobro tlo. Spero che questo seme cadrà su un buon terreno. I da će donijeti sostruki plod. E che questo seme produrrà un frutto centuplo. Ovo vrijeme koje mi živimo, questo tempo in cui noi viviamo, jest vrijeme odgovornosti. È un tempo della responsabilità. Zato odgovorno prihvatimo ono na što nas majka zove. Per questo, con la responsabilità, accogliamo questo su cui ci invita la Madonna. Prihvatimo tu Kristovu riječ, živimo je u našem životu. Vediamoci questa parola di Cristo e viviamola nella nostra vita. Uistinu, postanemo i mi danas jedan živi znak. Che anche noi diventeremo, diventare anche noi oggi un segno vivo. Nemojmo tražiti vanjske znakove da nešto opipamo i vidimo. Non cercare segni esteriori per qualcosa palpabile, toccabile. Budimo mi živi znak. Siamoci noi un segno vivo. Živi znak žive vjere. Un segno vivo della fede viva. Odlučimo se za mir. Decidiamoci per la pace. Molimo za mir. Prediamoci per la pace. Odlučimo se za Boga. Decidiamoci per Dio. Samo je u Bogu naš jedini i pravi. Perché soltanto in Dio è la nostra unica e vera pace. Neka tako bude. Che sia così. Grazie. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri territori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Buona pomeriggio. Adesso è il caso, non c'è.